Salute a tutti. L'argomento di cui tratterò quest'oggi è sul perdonare ai genitori. Sono argomenti che suscitano un vasto dibattito e anche discrete opposizioni. E vedremo anche perché. Allora, la domanda è: bisogna perdonare ai genitori? Non si può porre una domanda in tal senso, perché la risposta è dipende. Dipende da cosa hanno fatto i genitori. Se parliamo di perdono, vuol dire che ci sono state delle mancanze. O peggio. Allora, anzitutto il perdono è un perdono, cioè io ti do una cosa gratis senza fartela pagare, altrimenti dovresti pagare. Io posso perdonare oppure posso scusare, cioè ti scuso per quello che mi hai fatto, che è diverso dal perdono. Perdono è più cattolicheggiante, è più spirito di sacrificio, è più comandamento d'amore. E noi pecchiamo molto di comandamento d'amore. Noi confondiamo il comportamento con il sentimento, che vuol dire che non sappiamo cos'è il comportamento e cos'è il sentimento. Se io dico a qualcuno che deve amare, non ho capito niente. Non distingo il comportamento dal sentimento. Perché uno non può ordinare alla propria mente di amare. Può ordinare alla propria mente di fingere di amare. Alla propria anima non può comandare proprio niente, perché l'anima è spontanea. Allora, se un genitore ci ha amato, viene spontaneo amarlo. I figli lo ameranno. Se un genitore non ha amato, i figli non l'ameranno. Se il genitore avrà mostrato a volte amore, a volte altre cose, c'è un bel dibattito da farci sopra. Allora, un conto è dire: i miei genitori hanno sbagliato, e molti dicono: i miei genitori hanno sbagliato, però io li perdono. Anche lì bisogna avere chiaro che cosa vuol dire sbagliare nel senso dei genitori. Facciamo esempi. Se io dico a una persona devi amare un'altra persona, io confondo il comportamento col sentimento, perché do l'idea che si possa amare per dovere. E allora non ho capito niente. Se io dico che mio padre o mia madre, i miei genitori hanno sbagliato perché mi hanno consigliato, anzi mi hanno imposto di seguire delle scuole che a me non piacevano e quindi sono costretta di conseguenza a fare un lavoro che non mi piace, io sono un po' arrabbiata con i miei genitori. Però se loro l'hanno fatto perché credevano che fosse la cosa migliore per me, è un errore che è scusabile se in altre situazioni hanno mostrato un affetto e una generosità nei miei confronti. Allora scuso l'errore perché è un errore. Se i miei genitori mi hanno obbligato a fare una certa scuola perché mi obbligavano a fare tutto e non avevano nessun rispetto per me, non li scuso e non li perdono. Non solo,
se perdono i miei genitori, nonostante mi abbiano fatto del male, sapendo di fare del male, io commetto un tradimento. Io non faccio del bene né ai miei genitori né a me stesso. Non faccio del bene ai genitori perché non capiscono, pensano che il loro comportamento era buono, per cui lo tramanderanno così, continueranno così, non capiranno mai nulla. Non è detto che se glielo diciamo capiscono, anzi è molto raro, però una possibilità gliela diamo. Viceversa, per conto della nostra bambina interiore, ripeto, la bambina o il bambino interiore, bambina se sono femmina, bambino se sono maschio, bambino interiore è noi da bambini, non sono cose campate in aria, è la visione che abbiamo di noi stessi da bambini, il ricordo che abbiamo di noi stessi da bambini, quello è il bambino interiore. Io ricordo me stessa bambina o ricordo me stesso bambino. Se io perdono i miei genitori che hanno fatto del male al mio bambino, io faccio un torto al mio bambino. Io passo dalla parte dei genitori ledendo la figura del bambino, cioè contro il bambino, e mi faccio un danno enorme. Perché quel bambino non ha più scampo, non è stato amato dai genitori e non verrà amato da me. E dentro succede l'ira di Dio. Facilmente, per esempio, si cade in depressione. Qualcuno che è più refrattario alla depressione diventa un bulletto verso gli altri, si sfoga con gli altri. Quindi non è un'opera di bene che facciamo. Facciamo anzi del male, anzitutto a noi stessi, indirettamente anche agli altri. Questa mania della bontà nasconde in realtà la mania dell'obbedienza. Io obbedisco ai miei genitori, io obbedisco ai miei genitori anche quando hanno torto, perché loro sono i genitori, sono l'autorità. Per la stessa ragione per cui obbedisco a Dio anche quando mi dice delle cose orribili. Un Dio che ti dice, attraverso i preti, che deve essere pregato almeno 3 volte al giorno, è un rompiscatole, è maniacale. Perché deve essere pregato? Che gusto ci prova a essere pregato? Come se io provassi gusto a essere pregata dai miei figli, ma non lo vorrei mai, se sono una madre, se ho un briciolo di amore verso i miei figli. Non solo, ma non vorrei essere pregata da nessuno. Se una cosa la posso fare, la faccio, altrimenti non voglio essere pregata, perché mi dispiace per l'altro. Un Dio che vuole essere pregato ha qualcosa che non va. Il Dio che mi incita a essere, come diceva una persona, spartano, che può essere una bella cosa essere spartano, cioè non indulgere troppo ai lussi, può essere una bella cosa, potendoselo permettere non è che sia una cattiva cosa, sia chiaro. Però quando si devono togliere tutti i piaceri c'è qualcosa che non va. Perché il frate deve andare scalzo col saio che gli rovina la pelle, che sente il freddo e il caldo e deve pregare molto e deve svegliarsi di notte e deve mangiare poco e deve dormire poco? Perché? A Dio fa piacere questo? Che genitore è? Allora, io sto dalla parte del bambino o sto dalla parte del genitore? Sto dalla parte del bambino che in certi casi è vittima,
o sto dalla parte dei genitori che in certi casi sono carnefici. Io devo stare sempre dalla parte del bambino. E se riconosco degli errori fatti dal bambino, devo capire perché li ha fatti. Perché il bambino ha un istinto, sbaglia nel compiere certi atti quando il suo istinto diventa confuso ed è stato confuso da altri. Altrimenti non lo sarebbe. I bambini hanno un senso dell'istinto molto preciso che viene poi confuso dalla società, cominciando dai genitori, perché non lo rispetta. Innanzitutto non gli permettono di avere le sue idee. Se il bambino comincia a dire questo non lo voglio fare, il genitore immediatamente si oppone, quasi mai dice perché. Cos'è che non ti va bene? Non gli si risponde è così perché lo dico io, perché è una mancanza di amore verso il figlio. Il figlio lo capisce e comincia ad odiarvi. Pochi figli amano i genitori per il semplice fatto che pochi genitori amano i figli. Qui, naturalmente, tutti insorgeranno, però la realtà è questa. D'altronde noi non avremo un mondo così ingiusto e insensibile come quello in cui viviamo se avessimo dei figli amati. Questo mondo è ingiusto e insensibile, è pieno di gente che muore di fame. 2/3 della popolazione mondiale fa la fame. Tanta gente non ha il letto in cui dormire. Non solo, ma danno pure fastidio. Sono immigrati. Noi italiani abbiamo portato la mafia in America. Ci dovrebbero odiare. Siamo stati emigranti dappertutto, però stavolta tocca a noi, allora no, non va bene, perché noi siamo quelli civili e gli altri sono gli incivili. Noi siamo quelli civili . La gente non è così civile. Non rispettano i bambini, non rispettano gli animali, non rispettano le strade, il luogo di lavoro, non rispettano nulla. Sono pieni di rancore. Perché non sono amati? Noi approviamo determinate guerre, molto gravi. Le guerre costano eccidi. Non solo ai soldati, ma anche alle famiglie, le donne, i bambini piccoli. Evidentemente non siamo stati amati come pensiamo. Allora, se io perdono al mio genitore, io faccio un torto al mio bambino e faccio un danno al mio bambino. Poi c'è un'altra escamotage, che i genitori terribili in vecchiaia diventano buoni, ma va? E magari dicono, scusami, non ti avevo capito. Dipende, ci sono cose che non si possono scusare, altre che si possono scusare, ma se sono gravi non si possono scusare. E allora viene il dubbio
che se non gli ha fatto pena un bambino piccolo, difficilmente si ravveda adesso, ma semplicemente capisce che adesso il bambino piccolo è lui o lei, perché diventando vecchi si torna bambini, cioè bisognosi, o almeno si può essere tali. E allora si diventa gentili con i figli con cui non siamo stati gentili prima. E i figli ci cascano e dicono: oddio, vedi quanto è giusta questa cosa. Loro finalmente mi hanno riconosciuto, hanno capito che io valgo perché li assisto. Ma loro non hanno assistito bene me. Questo non è un ravvedimento. Guarda caso, quasi sempre in vecchiaia, quando hanno bisogno diventano gentili. Perdonare i genitori è fare del male alla propria anima, è non avere amore per il bambino interiore, ma avere soprattutto necessità di obbedire all'autorità. L'autorità ci dice che i genitori vanno perdonati. Spesso gli psicologi ci dicono che noi dobbiamo perdonare i nostri genitori per essere sereni. Quando feci la cresima, ero bambina, i preti mi parlarono della voce della coscienza. E io già avevo qualche dubbio su questa voce della coscienza, perché pensai che, se era vero, io dovevo cercare di obbedire a questa voce della coscienza, così sarei stata bene. Il fatto è che io ci provavo, ma capivo che sarei stata ancora peggio. Io ho fatto la cresima a 8 anni, quindi in quell'età è accaduto. La voce della coscienza, di quale coscienza? Perché ai bambini viene distrutta la coscienza molto presto. E viene sostituita con una coscienza che è fatta delle regole dei genitori e della società. E le regole dei genitori e della società che ai genitori si perdona, che l'autorità si obbedisce, che a Dio si obbedisce, che ai genitori si obbedisce, anche quando si comportano come carogne. Allora, le sacre regole non possono divergere da un elementare buonsenso. L'elementare buonsenso ci dice che la creatura che deve essere tutelata nella nostra società, più tutelata di altri, sono i piccoli. Per cui i bambini non si toccano, sotto tutti i punti di vista. Ai bambini non è necessario fare imposizioni. Se gli spieghiamo il perché devono fare certe cose, lo capisco. Il guaio è che noi spesso siamo impazienti e non abbiamo questa pazienza di spiegare. Anche perché i nostri genitori ce l'hanno imposto e noi pensiamo giusto imporlo anche a loro. Perché l'obbedienza è l'essenziale. Pensiamo che i nostri figli siano scemi, in genere. I bambini, se gli spiegate le cose con calma, con un ragionamento, lo intendono benissimo. Anche perché sanno se voi gli state dicendo la verità o meno. Se voi gli fate la predica, non vi credono e si ribellano e fanno bene. Lo sento.
Se gli dite ciò che sentite e se sentono che non siete contro di loro, ma anzi siete favorevoli, li ascolta. Se non siete dalla parte del bambino, quel bambino rimarrà sempre infelice, perché non ha avuto il bene dei genitori e non ha neanche il vostro. Vi dico di più. Quando non siamo stati dai genitori, quando non siamo stati amati dai genitori, cosa abbastanza frequente, che in genere viene detto non ci hanno amato come volevamo noi, vabbè, diciamola così. Quando non siamo stati amati dai genitori, noi ci sentiamo molto tristi, sentiamo di valere poco, pensiamo che i nostri genitori non ci hanno amato perché noi non valevamo. E siamo pieni di sensi di colpa, tra l'altro. E a questo reagiamo in vari modi, a seconda del nostro carattere. È una cosa che ci portiamo appresso tutta la vita. Quel bambino che abbiamo dentro rimane allora con la voglia di un genitore e lo cerca. Lo cerca spesso nel partner. Si sceglie dei partner inadatti, cioè incapaci di amare, e quando alla fine rimangono senza l'amore del partner, scoprono che è incapace di amare, c'è un dolore fortissimo, perché si rinnova il dolore dell'infanzia. Quelli che fanno tragedie quando vengono mollati dal partner, non è per il partner, ma è perché si rinnova il dolore dell'infanzia. È il genitore che lo nega. Tanto è vero che quando lo scopriamo tramite un'analisi, se l'altro ci molla, pensiamo, non mi capiva. Non ha saputo apprezzarmi, stava su un'altra lunghezza d'onda. Non è una questione di valore, lui non valeva, io valevo, o viceversa. Stava su un'altra lunghezza d'onda, non ci intendevamo, non poteva intendermi. E non ci siamo persi nulla. Allora, esiste una coscienza condizionata, perché esiste una mente condizionata, ed esiste una coscienza vera. La coscienza falsa o condizionata è quella che ci danno gli altri. Sono le regole che ci danno gli altri. Gli altri ci dicono che dobbiamo amare, perché il cattolicesimo ci dice così. Cioè, da una parte c'è la volontà di Dio che deve essere obbedito e amato, qualsiasi cosa faccia. Il che è contrario al mondo dei sentimenti, perché noi non possiamo amare chi non ci ama, ma dobbiamo far finta allora, convincendo pure noi. Perché il Dio che ci propongono non ama gli uomini, gli sterminati, che deve fare di più? È come voler convincerci che Hitler amava l'umanità, insomma, no? La coscienza seconda, il cosiddetto fuoco segreto di cui parlavano gli alchimisti, era la coscienza seconda, è la coscienza che nasce dall'istinto, non dalla mente condizionata, ma dalla mente istintuale, e può esistere e si può raggiungere una mente istintuale quando mente e istinto si congiungono. A questo punto noi non crediamo a quello che ci dicono gli altri, crediamo solo a ciò che sperimentiamo. Per il resto possiamo avere opinioni opinabili, e possiamo rispettare le opinioni degli altri,
tenerne conto oppure trovarle assurde. Così come possiamo rispettare le nostre o meno, ovvero rispettiamo le nostre opinioni pensando che però potrebbero in seguito rivelarsi persino assurde. Le opinioni sono opinioni, ciò che è sperimentato è valido. Allora tutto ciò che non è sperimentato non è detto che sia vero. Allora io credo in Dio perché me ne hanno parlato. Credo in Gesù Cristo perché me ne hanno parlato. Credo in Buddha perché me ne hanno parlato, eccetera, eccetera, eccetera. Non l'ho mai sperimentato. Se non me ne avessero parlato, non ci avrei creduto. Tant'è vero che gli italiani credono per lo più nel cristianesimo, mentre i musulmani in Arabia credono soprattutto in Allah e Maometto. Come mai? Perché gli italiani non credono un po' in Buddha, in Maometto, in maniera indistinta, ma in grandissima maggioranza credono a Dio e a Gesù Cristo? Perché gliel'hanno insegnato. Il che vuol dire che noi seguiamo quello che ci hanno insegnato, sicurissimi che sia vero, solo perché ce l'hanno detto gli altri. Perdonare i genitori, lo dicono spesso gli psicologi, tradendo il loro compito. Perché la psicologia o la psicoterapia dovrebbero tendere a liberare l'uomo, non a condizionarlo. Ma bisogna vedere se la persona ha fatto un'opera di decondizionamento dentro se stesso. Quando una persona, uno psicologo mi dice che lui è religioso, cioè che crede a qualcosa che gli hanno indotto, il suo lavoro non l'ha compiuto. Ha lasciato parte dei suoi condizionamenti, pure belli pesanti. Se io perdono al genitore per aver fatto male al bambino, io tradisco il bambino. Guardate che nella vita noi cerchiamo spesso un partner che si sostituisca al genitore nell'amare e proteggere il bambino, ma non funziona. Può essere una cosa carina, che ci piace, però non ci fa finire quel dolore. Il dolore del mancato amore dei genitori a noi bambini non finisce tramite l'amore di un altro. L'unico modo in cui può finire è quando noi cominciamo ad amare noi bambini. Cioè cominciamo a capirli, a comprenderli, a capire perché hanno fatto tutto quello che hanno fatto. Perché è stata la conseguenza di. Quando li riconosciamo vittime e li amiamo come dei bambini, noi non abbiamo più bisogno dell'esterno. Non abbiamo più bisogno dell'esterno con l'acqua alla gola, non che non abbiamo più bisogno dell'esterno in generale, per carità. Noi facciamo parte dell'ambiente e ne abbiamo bisogno. E quando tentiamo di toglierci dall'ambiente, in genere perché tentiamo di toglierci dal dolore che ci ha procurato l'ambiente, no? E quel dolore lo vediamo anche là dove non c'è. Cioè vediamo dei persecutori in tutti, perché non l'abbiamo visti bene in chi ce l'ha fatto. Poi qualcuno mi dice, ma che male c'è se io voglio stare da solo? Niente di male, assolutamente. Va benissimo. Se questo è il modo che lo fa stare meglio, perché no? Però resta il fatto che la causa è quella. Poi uno può decidere anche di sapere la causa e di continuare ad agire così, ognuno è libero. Quello che è importante capire è che quando perdoniamo i genitori per qualcosa di grave che ci hanno fatto,
Noi lo facciamo in genere in nome del però mi hanno allevato, non mi hanno fatto mancare nulla del necessario. E vorrei certo, c'è pure chi fa morire i figli di fame. Ne ho sentiti diversi, eh? Cui figli andavano a elemosinare la pappa dai nonni, dagli amici. Ma generalmente la gente gli dà quel che è necessario, perché sa che lo deve fare, perché sa che lo deve fare, non perché ha piacere di farlo. E il bambino lo sente. E il bambino soffre se non è amato, perché ha bisogno tanto del mangiare, del bere, dell'essere accudito, eccetera, quanto dell'essere amato. Perché è il suo diritto a stare al mondo, è il suo diritto di esistere, glielo danno i genitori. Se non glielo danno, si porta appresso tutta la vita quel non diritto di esistere, quell'essere di troppo con tutti. A meno che non fa un percorso interiore e decide, e riesce a decidere a un certo punto, che quel permesso se lo dà lui o lei. Che quel bambino se lo prende lui. Perché il momento in cui decidiamo che noi abbiamo il diritto di vivere, di occupare uno spazio nel mondo, noi ci prendiamo il nostro bambino e diventa nostro figlio o nostra figlia. Il bambino lo sente e finalmente si placa. Ma se noi perdoniamo ai genitori per il male che ha fatto al bambino, quel bambino non si sanerà mai, perché sente che noi siamo passati dalla parte del carnefice. Per cui perdonare non è sempre una cosa sana. Già dissi in altre occasioni che innanzitutto perdonare a chi non ti ha chiesto perdono è una montatura mentale. Perché perdoni se l'altro non vuole essere perdonato? L'altro ti deve chiedere perdono e ti deve spiegare perché ti chiede perdono e deve essere molto pentito di quello che ha fatto. Altrimenti sono chiacchiere e non si perdona sulle chiacchiere. Il genitore che si rende conto di aver fatto soffrire un figlio dovrebbe essere macerato dal dolore, e si vede se è macerato dal dolore. Deve aver avuto una specie di rivoluzione interiore per cui ha capito tutto improvvisamente, cosa molto difficile, e allora noi possiamo anche perdonarlo, possiamo, non è che dobbiamo. Perché non c'è nessuno che ci ringrazia se noi perdoniamo ai nostri genitori. Questa mania del perdono, porgi l'altra guancia, la devi porgere sempre. Io penso che il Cristo l'abbia detto per dire, vabbè, voi ci avete la voglia di combattere, no? Perché dovevano risentirsi, dovevano combattere i romani, praticamente, ce l'avevano con i romani. C'erano, in parte avevano pure ragione, in parte i romani erano anche molto più civili di loro. Beh, bastava vedere come trattavano le donne gli ebrei, non che i romani li trattassero meravigliosamente bene, ma in confronto. E allora gli dice, vabbè, dovete perdonare all'infinito, 7 volte 7, eccetera. Penso. Oppure ha voluto dire che era all'infinito. Ha sbagliato. Gesù disse, non può sbagliare. Perché? Perché è un Dio. E chi lo dice? Io mi affido ai fatti. I fatti sono che se noi tradiamo il nostro bambino interiore, quello sta male sempre, sta sempre peggio. Per cui dovete fare una scelta. O state dalla parte del genitore in positivo, che vuole l'obbedienza,
o state dalla parte del bambino, innocente, bisognoso, che va accompagnato per essere cresciuto. E allora se stiamo dalla parte del bambino, stiamo anche dalla parte degli animali, perché gli animali sono altrettante vittime e sono innocenti. Se stiamo dalla parte dei deboli e degli oppressi, o vogliamo stare dalla parte dei carnefici, che ci promettono tante cose. Se passiamo dalla parte dei carnefici, diventiamo carnefici e ci votiamo un astrale distruttivo. Se siamo dalla parte dei bambini, ci votiamo all'istinto, che è l'eredità che ci lascia la natura. E la saggezza non è quella degli uomini, è quella della natura. E noi diventiamo un millesimo, milionesimo saggi quando interpretiamo la saggezza della natura. Un saluto a tutti.